siamo a Pianezza, in provincia di Torino, alla seconda manifestazione Melicotti. Siamo con i nostri ospiti, il presidente onorario, il signor Gallino. Pier Giorgio, grazie. Buongiorno. E la presidentessa, la signora Fassino. Buongiorno. Buongiorno. E qual è lo scopo di questa manifestazione che viene riproposta per il secondo anno qua a Pianezza? Diciamo che lo scopo appunto di far conoscere i Melicotti, è un nostro prodotto del 1600, siamo andati a riscoprirlo e li facciamo abbastanza adesso, tutto l'anno. Posso dire che è una vecchia ricetta che abbiamo riscoperto, non abbiamo trovato dei documenti scritti, però siamo andati proprio di casa in casa, c'era chi ricordava che i nonni e i bisnonni preparavano questo biscotto povero, un biscotto molto semplice che si usava in campagna una volta perché non c'era molte possibilità, quindi fatti con i loro prodotti. Noi abbiamo voluto mantenere proprio questo disciplinare di un prodotto DOC del territorio usando tutta roba nostra. Ed è qui con noi il sindaco di Pianezza, il signor Antonio Castello. Buongiorno e ben arrivato. Ben arrivati a tutti quanti voi, grazie. Una domanda sorge spontanea, qual è il fine di questa manifestazione? Beh, il fine è senz'altro quello di promuovere il nostro territorio, quello che offre il territorio ed è tanto. Pianezza ha tante aziende, tanti agricoltori che si danno da fare e questo è un modo per promuovere, per far crescere e far evidenziare come tanti nostri agricoltori che fanno tanti sacrifici portano avanti delle prelibatezze, come questo che stiamo portando avanti con la Proloco, un biscotto particolare che nasce dal territorio e dalla cultura e dalla tradizione del nostro territorio. Vi presento con molto piacere Marina Vittone dell'Umpri di Torino. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ringrazio tantissimo la Proloco di Pianezza, la signora Rosanna Fassino e il signor sindaco per averci ospitati e invitati a questa bella manifestazione, per la quale non possiamo che fare i complimenti. La Proloco di Pianezza è una Proloco di eccellenza nel territorio della provincia di Torino e oggi ha dato veramente lustro al proprio paese, interpretando bene quelle che sono le linee guida dell'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, che in questi anni ha promosso anche col Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro un grande progetto che si chiama SOS Patrimonio Culturale Immateriale. Thank you.